La firma del decreto che darà più poteri all'autorità anticorruzione non c'è ancora, quindi il presidente Raffaele Cantone ha preferito non rispondere ancora alle domande dei giornalisti che lo attendevano questa mattina al forum su corruzione e trasparenza che si è svolto questa mattina nella sede del TAR di Napoli. Nel corso del suo intervento, davanti a una platea di avvocati e magistrati, Cantone ha però lanciato un messaggio al governo, sottolineando la condizione senza la quale l'anticorruzione, voluta dall'esecutivo dopo i casi Expo e Mose, rischierebbe di essere un organismo inefficace. Qui non c'è nessuna autorità in grado di impedire sempre, di impedire complessivamente il sistema della corruzione. Qui non c'è nessuno che ha la bacchetta magica e nessun potere che è in grado di dare la bacchetta magica. Se ci fosse, ovviamente io me lo farei dare, ma ci farei anche altro rispetto, diciamo, ad occuparmi della corruzione. Ci sono ben altri mali anche che meriterebbero di essere risolti. Il tema vero è quello di provare a innestare una serie di meccanismi virtuosi. Io non credo che la corruzione si possa vincere attraverso meccanismi, diciamo, di tipo sanzionatorio o soltanto di tipo sanzionatorio. Non credo affatto all'effetto taumaturgico delle attività di tipo preventivo. Credo però che un sistema integrato che porti una repressione che funzioni, una prevenzione in grado di rendere sempre più responsabile la pubblica amministrazione e di rendere sempre più trasparente il sistema della pubblica amministrazione, un sistema che consenta, fatemelo dire con chiarezza, di mandare a casa la gente che si è macchiata di corruzione. Perché il forum era organizzato dall'Università Pegaso. Abbiamo ascoltato il docente di diritto penale Fabio Foglia Manzillo. Come si scardina questo sistema? Non è facile, perché noi siamo abituati a ragionare con l'intervento postumo del magistrato penale. Purtroppo non basta, perché gli episodi sono così diffusi di piccola, grande, media corruzione, che l'intervento successivo può esserci, ma è sporadico, non è sistematico. Mentre con questo sistema di norme, di reticolo di norme legislative e regolamentari che vengono poste prima, si dovrebbe cercare di impedire, di prevenire fenomeni di corruzione e di cattiva gestione della pubblica amministrazione. Cantone è l'uomo giusto? Sì, è una persona molto equilibrata, che ha fatto il magistrato penale come pubblico ministero, che è uno studioso perché proviene dal massimario della Cassazione, dove sono i giudici che studiano, e quindi sicuramente è la persona giusta, anche perché ha quell'equilibrio e quella bonomia napoletana che non guasta per verificare, controllare e cercare di prevenire episodi gravi che inquinano la nostra vita pubblica.